sei classi, tutte dell'ultimo anno, ci saranno un gruppo di imprenditori ben variegati e saranno trattati tutta una serie di argomenti che vanno dalla multimedialità al gioiello, a tutto quello che concerne appunto il nostro artigianato, anche quello artistico. Al via per il secondo anno consecutivo il progetto di scuola lavoro messo in piedi grazie alla collaborazione tra Confartigianato e il liceo artistico Piero della Francesca di Arezzo. Un momento di crescita per gli studenti che parteciperanno, ma anche una bella boccata di ossigeno per le aziende. Stiamo vivendo una fase storica molto strana, abbiamo un alto tasso di disoccupazione giovanile, ma abbiamo un alto tasso di imprenditori che non trovano le figure richieste, per cui, come dire, stiamo vivendo questo strano momento storico, per cui tanti imprenditori cercano personale ma non lo trovano. Quindi è evidente che c'è bisogno di un allineamento rispetto a ciò che la scuola fa e produce a livello di output rispetto alle figure che forma, e c'è bisogno appunto di allinearsi rispetto a quelle che sono le esigenze. I percorsi di alternanza sicuramente servono e hanno anche questo obiettivo. I nostri ragazzi studiano in un liceo, ma in un liceo un po' particolare, dove l'arte, il design sono fondamentali. Ecco che un progetto con Confartigianato e progetti con il mondo del lavoro rendono una scuola vera. Fanno percepire ai nostri ragazzi che il mondo vero è anche fuori, e quindi scuola, mondo del lavoro dialogano, le aziende vengono nella scuola, guidano i ragazzi e formano quelle professionalità che saranno determinanti nel nostro territorio.